Buonasera. Che tipo di indicazioni si possono trarre da una partita come questa, che comunque è stata gradevole, che nel complesso insomma forse è andata anche al di sopra delle aspettative per quel che riguarda la tenuta, la voglia e se vogliamo anche diciamo i meccanismi? Allora, io intanto devo fare i complimenti ai ragazzi perché secondo me abbiamo fatto un'ora di calcio importante, a ritmi altissimi, mettendo in grande difficoltà la Salernitana, che chiaramente avendo speso meno di noi nel momento in cui non siamo calati è venuta fuori e solo negli ultimi 10 minuti del secondo tempo un po' nei tempi supplementari ci ha creato delle difficoltà, perché chiaramente in questo momento tenere questi ritmi qualcosa pachi da questo punto di vista. Quindi molto bene, mi è piaciuto lo spirito, perché comunque io cerco un calcio così, un calcio aggressivo, dinamico, un calcio dove la squadra deve rimanere corta. Hanno lavorato molto bene Ciciretti, Melara, i due mediani, mi sono piaciuti dietro tutti, insomma hanno fatto bene Lucioni, Padella, anche prima c'era Lorenzo, insomma la squadra da questo punto di vista ha fatto una partita importante, ecco, una partita vera in un momento della stagione in cui a volte puoi avere gli alibi nella testa della preparazione, invece sono cose a cui io non credo perché era un derby ed era importante approcciarlo così, perché solo andando così, andando forte, non risparmiandosi mai, poi si arriva ad avere la tenuta, quella che ci servirà per andare a vincere le partite. La scelta del 4-4-2, solamente sì, in funzione dell'assenza di Falco, oppure un ragionamento complessivo ha preferito? No, io ho lavorato durante il ritiro con il centrocampo a tre, ho cercato di capire bene, anche perché c'erano molte punte, molti attaccanti, quindi cercavo anche una soluzione per lavorare con tutti. Lo sapete, abbiamo avuto qualche difficoltà in questo senso, perché però ecco, devo dire che volevo vedere Amato sull'esterno, ha fatto molto bene, mi è piaciuto perché lui poi è un giocatore, può diventare devastante. Fabrizio non avevo dubbi che potesse lavorare così, e c'è da migliorare chiaramente nel tenere la linea ancora più alta. Io solitamente, anche se abbiamo concesso non tanto finché la squadra è stata ha avuto energie, no? Contro comunque una squadra che ha due attaccanti molto bravi, che sono bravi a lavorare in corto lungo, quindi anche lì c'è tanto da migliorare, ma il primo approccio è stato anche questo molto positivo. Sannino, rispondendo ai colleghi, sì, di Salerno, diceva che chiedevano come mai la Salernitana avesse subito nel primo tempo il dinamismo del Benevento, ha detto probabilmente, diceva, ha detto lui, il Benevento ha fatto una preparazione più sulla brillantezza, forse noi siamo stati, diceva lui, più pesanti nella fase di preparazione. Volevo chiedere se poteva essere, anche lui lo diceva come possibile. Guarda, io molto rispetto per Sannino. Io chiedevo a lei. Io non guardo in casa degli altri, a me interessa che la mia squadra vada forte così, perché se noi andiamo forte così, queste partite le vinciamo, e glielo garantisco. Per quanto riguarda il discorso della condizione, noi terremo una condizione per tutto l'arco del campionato, perché io ho 3 anni che faccio questo campionato e si arriva in fondo, quindi è chiaro che in questo momento, ripeto, se avessi avuto io una squadra compassata all'inizio che parte piano sarei molto preoccupato, invece noi siamo andati forte per un'ora e dovremo farla anche la prossima, poi pian piano arriviamo ai 90 minuti, ma solo andando forte si può raggiungere la condizione, poi
Noi si va in campo a lavorare forte, te lo assicuro. Mister, lei per la prima volta allena al sud, quindi insomma, che esperienza, che impatto ha avuto con la città di Benevento, con i tifosi? E poi le chiedo se Ceravolo e Puskas è soltanto una questione di condizione, oppure pensa che lì davanti c'è bisogno davvero di un attaccante di peso per fare un salto di qualità a questa squadra? Di mercato non voglio parlare, ne parleremo con la società, col direttore. Secondo me Ceravolo è uno tra gli attaccanti più forti che c'è nella categoria. Puskas è un giovane, 96, molto bravo, gli daremo tempo anche a lui. Poi vediamo, ripeto, in questo momento è importante avere questo tipo di risposte. Mi dispiace solo chiaramente di essere andato fuori ai rigori, perché comunque per noi era importante non tanto passare ma andare a fare un'altra partita importante, perché comunque abbiamo bisogno di confronti, perché questo è per farci trovare pronti, ma lo saremo. Impatto con la città di Benevento? No, no, ma io allora, da calciatore le più belle soddisfazioni l'ho avuta al sud. No, ma come allenatore? Sì, come allenatore non... È arrivato a lanciare. Come, no, no, ma come allenatore io credo che noi abbiamo un obiettivo. Intanto guadagnarsi del rispetto sul campo come squadra. E il secondo è quello di portare la gente, perché io credo che la gente quando viene al campo e vede allo stadio, vede gente che va forte, gente che suda, che lotta, che è compatta, che non si risparmia, credo che sia il miglior biglietto da visita che può avere una squadra verso il suo pubblico. E qui credo, lo sapete benissimo meglio voi di me, che c'è possibilità, se accendiamo la scintilla, di portare molta gente. Questo è il secondo obiettivo, anzi lo metto un primo insieme all'altro, però sono due cose che vanno di pari passo. E l'obiettivo, se parliamo di obiettivi, no? L'obiettivo, come dire, finale, estivo, quello che sarà... Non sono abituato a tracciare gli obiettivi della società, quindi ripeto, in questo momento noi abbiamo questo tipo di obiettivi, poi dove potremo arrivare? Oramai questo è un campionato che mi insegna che spesso parti perché devi salvarti, e poi tutto a un tratto, dopo 2 o 3 mesi, ti dicono che c'è una squadra fortissima per lottare per i playoff o per vincere il campionato. Quindi io credo che queste sono cose che le deve tracciare la società, e poi chiaramente il nostro obiettivo è quello di andare al campo, migliorarci e cercare di, come ho detto prima, di creare, gettare le basi per fare un campionato importante, perché è sottile il limite tra lottare per la retrocessione e essere magari in una posizione classifica che ti possa permettere anche di toglierti qualche soddisfazione importante. Mister, volevo chiedere l'episodio del primo tempo, quel gol che facciamo, che è stato poi annullato dalla tribuna. Ma in questo momento non... No, semplicemente se ci può dire la spiegazione dell'arbitro, qual è stato, perché non ha convalidato la rete, perché non abbiamo capito bene. Noi abbiamo una telecamera tattica e da lì sembra che il portiere non è stato toccato, ha messo la palla dentro da solo, però non cambia di una virgola questo, ripeto. Per me è importante in questo momento la prestazione, al di là della... Poi è chiaro, ci tenevamo, ma è più importante di tutto la prestazione. Vista, c'è qualcuno che è un po' più indietro nella preparazione? Chi è un po' più indietro lo è, o perché è arrivato che avete impostato dall'inizio? No, noi si lavora su tutti, poi è chiaro, c'è chi è un pochino più in condizione, chi viene da un campionato importante, quindi ha anche autostima. Noi siamo qui, daremo l'opportunità a tutti, perché poi
Io credo che le chiacchiere le porti via il vento e parla il campo, è solo quello il nostro punto di riferimento, quindi è lì che dobbiamo far bene e aspetteremo anche chi è più indietro di condizione, chi ha qualche problemino. L'esclusione di Pezzi dei convocati? A Pezzi aveva 38 di febbre ieri. No, perché non ne avevo parlato ieri, avevo parlato di Camporese, di fatto che avevano dei problemi. Sì, sì, perché poi mi è stato appunto comunicato che aveva avuto un attacco influenzale. Mister, tre settimane di lavoro sul campo per lei con il Benevento, primo test diciamo alla pari rispetto a sì. Stasera complessivamente tra condizioni fisiche, idee tattiche, tecnica, quanto ha visto di Baroni, delle idee di Baroni nell'applicazione della squadra? C'è una percentuale? No, c'è tanto da lavorare. Devo dire che le prime due settimane non sono state facili perché comunque c'era da fare delle valutazioni, poi lo sapete abbiamo un organico ancora molto ampio. E quindi per questo devo dire bravo ai ragazzi perché hanno saputo lasciare fuori alcune situazioni che possono così essere di disturbo e concentrarsi solamente sulla prestazione, quindi questo è comunque qualcosa da tenere presente, un valore quello che per il resto è la prima partita vera, le altre non erano partite vere, erano solo partite che cercavi di fare del minutaggio dove poi c'erano poche indicazioni anche dal punto di vista tecnico-tattico perché, vi ripeto, abbiamo abbozzato qualcosa ma principalmente il nostro obiettivo era rivolto a lavorare. Chiederà di organizzare un'amichevole importante? Sì, sì, dovremmo cercarla, sì. Mister, giusto a titolo di curiosità, qual è la sua variante, diciamo, tattica? Cioè dal 4-3-1-2 quale potrebbe essere, diciamo, durante il campionato la sua variante? 3-5-2, 3-4-3, qual è? No, io in questo momento non voglio. La cosa importante, noi avete visto un momento, c'è stato un momento in cui siamo andati in sofferenza perché chiaramente Lorenzo e Andrea avevano speso un impossibile, quindi ci eravamo allungati. Io, come ho detto prima, il sistema di gioco è qualcosa che spesso va legato alla dinamicità, alla corsa, all'interpretazione di un calcio comunque offensivo, di un calcio aggressivo, quindi vedremo. In questo momento questa è la base su cui lavoriamo, quindi può essere un 4-4-2, un 4-3, un 4-2-3-1. Grazie a voi, buonasera.